Buonasera a tutti, oggi vi devo confessare che sono super stanco e super svogliato e ho freddo e sto anche pure male e quindi mi viene pure da piangere. Volevo parlare con le ragazze perché oggi parliamo di make-up! No, scherzavo, non parliamo di trucchi, parliamo di to make up del verbo. Il phrasal verb to make up, ragazzi, ha veramente tantissimi significati diversi, si può usare in tante situazioni diverse. La situazione di cui voglio parlare oggi è quella, che in italiano viene tradotta come fare la pace. Quindi to make up with someone, fare la pace con qualcuno. Quindi magari avete degli amici che sono una coppia e potreste dire they argue a lot, but they always make up. Ok? Quindi litigano tanto, litigano un sacco, ma fanno sempre la pace. They always make up. Tom still hasn't made up with Alice. Ok? Quindi Tom non ha ancora fatto la pace con Alice. Alice. Da non confondere con make something up, che vuol dire inventarsi qualcosa. Ok, attention, attention, ma attention, attention, eh? Mi sono reso conto che guardo poco fisso nella telecamera, guardo sempre lì, che poi non c'è niente lì, esattamente niente. Quindi adesso vi guardo negli occhi.